Abbiamo trovato una base, sì! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video del Griffin. Ci troviamo in questa serie fantastica, in questo nuovo fantastico episodio. Ci troviamo qui allo spawn con tutti questi nostri fantastici iscritti che sono qui per guardarmi, per vedermi, per fare le screen, per toccarmi. Oh, una cosa strana, perché mi toccano? Vabbè, sono anche qui per toccarmi, per guardarmi, per fare proprio tutto. E mi vogliono pure picchiare. Infatti sono tipo 3 ore che sono tipo FK e mi stanno continuando a spingere verso il PvP. Perché guardate, se tipo adesso io sto fermo per un attimo, loro cominciano subito a spingermi verso l'esterno, perché non vedono l'ora di uccidermi. Una cosa pazzesca. Comunque, siamo in questo nuovo fantastico Griffin, perché il precedente Griffin ha fatto più di 5000 mi piace, quindi siamo nel secondo Griffin. L'altro Griffin è uscito ieri, come ben sapete. Questo è il secondo, e oggi andremo finalmente a griffare una base fantastica. Almeno dobbiamo però per forza trovarla, perché finché non riusciamo a trovarla non potrò mai fare questo griffing bellissimo. Nel frattempo ho ricevuto i 4 stack di TNT dall'admin, che era veramente felicissimo di come è andato bene il video. E lo sapete, ogni volta che arriviamo a 5000 mi piace faccio uscire un altro fantastico del video del griffing. E adesso su YouTube hanno aggiunto una cosa nuova fantastica: voi quando vi iscrivete, okay, premendo il tasto rosso iscriviti, si sente una campanellina, si sente un suono bellissimo. Quindi provate a iscrivervi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e vedrete e sentirete una bellissima melodia. Comunque adesso dobbiamo subito andare nella nostra base, perché come ben sapete abbiamo fatto un griffing nel precedente episodio e abbiamo trovato tutte queste cose per arredare la nostra fantastica base. Quindi facciamo home, poi casa, e andiamo subito a casa nostra. Abbiamo visto i nostri bellissimi iscritti, ora siamo pronti per arredare casa nostra, perché guardate un po', abbiamo tante cose interessanti. Abbiamo trovato i tappeti rossi, sapete a me il rosso, sapete il rosso è il mio colore preferito, quindi se trovo tipo un tappeto rosso in una base sono felicissimo di prenderlo. Guardate che figata. In mezzo alla base mettiamo una bella striscia di arancione, guardate che bello, babbo mio, bellissimo. Il blu non lo mettiamo perché starebbe molto malissimo con il rosso e l'arancione. Poi cos'altro facciamo? Beh, mettiamo l'arancione da questa parte, non lo so, sapete che l'arancione è più bello da vedere, quasi quasi ricopro tutta la terracotta con l'arancione. Infatti avete visto, è molto più bella da vedere adesso la base. Poi cos'altro abbiamo? Giusto, abbiamo trovato tantissime anvil. E dove le mettiamo le anvil? Le mettiamo tipo all'entrata o la mettiamo qua? Il blocco di diamante qui splendente, bellissimo, mi piace tantissimo. Oh, avete rotto, avete capito? Mi avete stancato voi che sputate sempre. Oh mio Dio, che schifo. Ma vatti a soffiare il naso, schifoso. Vattene via dalla mia base. Oh mio Dio, questi qua sono sempre qui a sputare e a tirare sul mucco, che fa veramente schifo. Però io non posso spostare la mia base, sono loro che si devono spostare dalla mia base. Guardali, sono sempre contenti di venire davanti alla mia porta e a controllare quello che faccio. Penso che siano delle spie, sapete? Secondo me queste sono delle spie, sono delle spie dei miei haters, per questo sono qui a controllarmi. Comunque mettiamo le anvil da questa parte, che secondo me starebbe molto molto bene. Invece qua andiamo a depositare tutto quello che non ci serve, come tipo questi blocchi. Depositiamo questi coloranti con questi tappeti. Giusto, dobbiamo cercare di creare delle librerie. Adesso andiamo all'esterno e cerchiamo anche di prendere un po' di legna. Qua mettiamo una bella enchanting table, perfetto. Tanto sapete, lo faccio semplicemente per l'estetica, perché sinceramente non mi interessa enchantarmi, visto che faccio tanti griffing e riesco a trovare veramente tante armature enchantate. Adesso le anvil dove le mettiamo? Le mettiamo due vicine o le mettiamo due da questa parte? Mi sa che ne metto una da questa parte e l'altra non la piazzo, perché sennò sarebbe tanto brutto. Potrei piazzarla da questa parte. Anche così è veramente bello, quindi lo lasciamo stare. Perfetto, cos'altro manca? Giusto, beh, manca la crafting table. Perfetto, la piazziamo da questa parte e penso che abbiamo finito di arredare la base. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro. No, non c'è proprio niente, come potete vedere. Quasi quasi potrei farmi un bellissimo blocco di ferro e piazzarlo qui da qualche parte. Guardate che bel blocco di ferro che ho craftato. Dove posso piazzarlo il blocco di ferro? Lo piazziamo proprio qui. Mamma mia, guardate che bella! La mia base sta diventando bellissima. Spero solo che nessuno riesca a trovarla, perché se la trovano questi me la distruggono malissimo. Ora ci portiamo i diamanti sempre con noi, così se trovo qualche piccolo noob, qualche piccolo iscritto, cerco di fargli qualche regalo, visto che è Natale. Nel frattempo abbiamo la nostra TNT e adesso siamo pronti per andare a griffare. Devo semplicemente trovare una bella base da griffare. Nel frattempo guardate la mia base quanto è diventata bella. È diventata bellissima. Mancano semplicemente dei quadri ed è un capolavoro.
guardate che cosa ho trovato. Oh, ok. Ok, questo mi puzza tantissimo. Mi puzza tantissimo di qualcosa di fighissimo, sapete. Mamma mia, sono 50 minuti che sto girando per il mondo e non sono riuscito a trovare una base. Quindi speriamo, speriamo che questa ci porti fortuna. Allora facciamo una cosa, soffiamo sopra il nostro piccone di diamante. Ok, facciamo, soffiamo. Ok, benissimo. Ora spero che ci porti fortuna. Vediamo un po' che cos'è questa roba. Benissimo, mio Dio. Sembra che qualcuno qui abbia scavato e poi abbia ricoperto tutto con la cobblestone. Guardate. Oh, abbiamo trovato una base. Sì, forse abbiamo trovato una base. Non urliamo già che è una base, perché già mi è successo tantissime volte di trovare l'entrata di una caverna pensando che fosse una base e invece alla fine era semplicemente una caverna. Quindi cerchiamo di scendere con calma e speriamo che sia una base bellissima questa, perché com'è possibile? Cioè, come facciamo ad utilizzare 40 stack? Cioè 4 stack di TNT sono veramente tantissimi. Secondo me alcuni li lascerò perché sono veramente troppi. Pazzesco. Ok, guardiamo un po' che cosa c'è qui. Oh no, sembra essere veramente una caverna. Non ci posso credere, ve l'avevo detto che non dovevo essere contento. Scendiamo velocemente, vediamo se troviamo qualcosa. Qua c'è qualcosa? No, qui non c'è proprio niente. Andiamo, veloce. Dobbiamo correre come se ci stesse inseguendo qualcosa di mostruoso. Oh, e invece no, è una base. Sì, è una base bellissima. Non ci posso credere. Cosa? Grande scavatore Zao Lion ha trovato la tua base e l'ha impostata come home. Oh mio Dio, veramente? Ma adesso io non posso andare a casa a controllare se è vero quello che ha detto. Forse era una finta. Comunque, abbiamo trovato una fantastica base. Mamma mia, che figata. Non vedevo l'ora. Guardate qua. A quanto pare deve essere una base nuova. Guardate che bellissimi questi blocchi. Sì, questi blocchi bellissimi li porto a casa mia e cerco di usarli per farmi la base bellissima. Pure questi cactus, potrei utilizzarli per arredare la mia base ancora meglio. Oh, guardate quanto oro, guardate quanto ferro, guardate quanti diamanti, tanti diamanti splendenti. Mamma mia, abbiamo trovato il tesoro, abbiamo trovato una base bellissima. Scaviamo qui sotto, vediamo se c'è una cesta segreta. Allora, ok, no, forse non c'è proprio niente, no. Vediamo un po' delle altre stanze, che cosa c'è? Oh mio Dio, qua c'è il mondo. Mamma mia, guardate qua quante pecore. Guardate qua quante mucche. Facciamo una cosa, visto che ho bisogno di tante pecore, di tanta lana, cerchiamo di tosare tutte queste pecore prima di griffare. Guardate, cerco di tosarle tutte. Guardate che bello, il mio sogno si è avverato. Il mio sogno della hardcore si è avverato. Tosare 1000 pecore al secondo. Vi ricordate che io cercavo sempre di tosare le pecore? Perfetto, adesso le sto tosando tutte. Bellissimo. Fantastico, è veramente divertente tosare le pecore. Benissimo, ora possiamo anche continuare il nostro fantastico griffin. Guardate qui, c'è tanta roba. Wow, ci sono veramente tantissime cose da trovare. Teniamo tutte queste mele, così ci facciamo le mele dorate se ce la facciamo. Cos'altro c'è qua? Ok, c'è questo cibo cotto. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo un piccone in ferro. Ecco, mettiamo giù questo piccone in diamante, perché avete visto che mi sta per spaccare. Poi cos'altro c'è? Dobbiamo muoverci, che prima o poi arriveranno le persone. E visto che io devo griffare con 4 stack di TNT, devo muovermi, perché se avete ci metterò veramente tantissimo. Guardate quante pecore. Controlliamo in questa stanza cosa c'è. Oh mio Dio, un'altra stanza rossa. Che bello, utilizzano veramente tantissimo questa terracotta, avete visto? L'hanno utilizzata veramente tanto. Oh, 3 enderpearl. Oh, purple glaze terracotta. Questa è bellissima. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo 31 di ossidiana. Oh, mamma mia, quante cose interessanti che ci sono. Oh mio Dio, ci sono 64 fuochi d'artificio. Li prendo subito. Poi abbiamo, guardate quante mele. Abbiamo tantissime cose. Ci sono veramente tante cose in questa base. Il problema è che non ho così tanto spazio per raccogliere tutto. Dobbiamo anche cercare di muoverci, perché ho paura che arrivi prima o poi qualcuno. Ok, questa cesta in diamante la prendo, sì. Vediamo cos'altro abbiamo. Oh, abbiamo la terracotta rossa, che figata. Non vedo l'ora di arredare la mia base con tutte queste cose interessanti. Sharpness 1, beh, io ho la sharpness 3, quindi non mi interessa sinceramente. Prendiamoci su queste fantastiche enderpearl e vediamo un po' di iniziare a griffare. Non lo so, avete visto, il mio inventario è pieno, non posso più raccogliere proprio un bel niente. Questo piccone inferno, questo piccone
in Diamante Efficiency 4, lo prendo subito. Poi cos'altro abbiamo qui? Non abbiamo nient'altro, perfetto. Dobbiamo cercare di griffare con 4 stack di TNT. Ma come, quanto ci metterò a piazzare tutta questa TNT? Mi sa che farò crashare tutto il server, perché guardate quante sono le TNT. Cerchiamo di ammazzare tutte queste pecore, perfetto, perché devo trovare lo spazio per mettere la TNT. Andate via che devo piazzare la TNT. Non ci posso credere, non mi fanno piazzare la TNT. Ma guardali, non mi spingono in continuazione. Cerchiamo di liberare un po' di spazio, perfetto, ok, fantastico. Adesso cerchiamo di mettere tutta questa fantastica TNT. Guardate quanta TNT che sto mettendo. Sto mettendo così tanta TNT perché è Natale, perché il precedente video ha fatto più di 5.000 mi piace. Grazie mille per il supporto. Sapete, ogni volta che supportate tanto, tanto questi video, faccio queste cose fantastiche. Sapete quali? Cioè quelle di far uscire 2 Griffin in 2 giorni. E questo lo faccio solo perché raggiungete 5.000 mi piace e supportate tanto gli episodi. Perfetto. Ora qui cerchiamo di piazzare altre TNT. Guardate quanta TNT che ho messo in questa stanza. Ne ho messa veramente tantissima. Stiamo solo tentando di non metterla vicino a qualcosa, a un generatore di redstone, perché sennò potrei esplodere malissimo. Oh mio Dio, guardate quanta TNT, tantissima. Mamma mia, questo griffing sarà spettacolare. Quindi lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti se vorreste vedere altri fantastici griffing come questi. Non dovete perdervi mai questi griffing bellissimi. E ora mettiamo l'ultimo stack di TNT nell'ultima stanza. Io ho paura a farmi esplodere qui dentro. Vorrei tanto farmi esplodere qui dentro, così sapete potrei assistere all'esplosione. Il problema è che sarà impossibile. Guardate quanto TNT che ho messo. Non ci posso credere. Sarà impossibile. Anche perché devo cercare di scappare. Oh, ok, ok, ok. Ho buttato questa TNT per sbaglio. Perfetto. Teniamoci 6 TNT che ci potrebbero servire. Anzi, teniamoci un po' di TNT, visto che ne ho utilizzato anche fin troppo, sinceramente. Perfetto. Ora possiamo accendere. Possiamo accendere. Sì. Vai, vai, vai. Accendiamo tutto. Aiuto. Aiuto. Via, 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 via. Wow. Mamma mia. Sentite, sentite. Non ci posso credere. Questo è stato il griffing più spettacolare di questa stagione. Guardate qua, la base è sparita. Mamma mia, sarebbe così tanto bello vedere quelli che entrano nella loro base e si trovano questo mega cratere. Un cratere pazzesco, avete visto? Mamma mia, qui un tempo esisteva una base e adesso c'è solo questo mega cratere in mezzo a questa montagna. Fantastico. È stato bellissimo e divertentissimo questo griffing. Vedete? È stato veramente tanto, tanto divertente. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Arriviamo a 5.000 mi piace se vorreste vedere la prossima settimana 2 griffing in 2 giorni. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao.